Traffico, eh? Io preferisco la bicicletta. Andiamo a fare un giro. BikeMe è il bike sharing della città di Milano. Esiste ormai da oltre 2 anni. Per sottoscrivere un abbonamento annuale bastano solo 36 euro, 10 centesimi al giorno. Se volete iscrivervi e sottoscrivere un abbonamento che sia annuale, giornaliero o settimanale, potete andare sul sito www.bikeme.it. Vediamo come si fa. Con questa tessera potete prelevare la vostra bicicletta semplicissimamente. Basta avvicinarla alla colonnina e il sensore, in pochi secondi, vi dirà quale bicicletta prelevare. La numero 7, andiamo a prenderla. Ciclobi, l'associazione FIAB più importante di Milano, sta cercando di rendere ciclabile anche Corso Buenos Aires da oltre un anno. Ha raccolto tantissime firme da presentare con una petizione al Consiglio Comunale. Questa petizione è stata respinta 3 volte, o meglio, non è stata inserita nell'ordine del giorno del Consiglio. 2 volte a novembre e 1 volta a dicembre. Vediamo la situazione della strada ad oggi, se si può percorrere o no in bicicletta. Pedalare sul corso è molto pericoloso, bisogna avere 1000 occhi. Intanto perché non c'è una segnaletica corretta, non ci sono strisce per gli attraversamenti in tutti i posti e soprattutto non c'è una corsia preferenziale per le biciclette. Oltre a questo ci sono anche i cari vecchi binari del tram, sconnessi e che sono veramente, veramente pericolosi per qualsiasi mezzo al di fuori delle macchine. Agli amici di Ciclobi il comune risponde che c'è una valida alternativa al Corso Buenos Aires in via Spallanzani, proprio lì, che porta alla ciclabile di via Morgagni. Andiamola a vedere questa alternativa. Questa è l'alternativa. Incrocio via Lazzaro Spallanzani, via la Regina Giovanna. Qui c'è un attraversamento senza strisce. Questa è l'unica strada che noi pedoni o ciclisti, la mobilità dolce, possiamo percorrere per arrivare alla vera alternativa, la pista ciclabile di via Morgagni. Andiamola a vedere. Ecco la pista ciclabile. Tra piazzale Lavaterre e piazzale Bacone 570 metri che ti lasciano nel pieno della città, senza alternative, senza alcuna corsia preferenziale, senza la possibilità di avvicinarti alla zona dove vorresti andare, perché se Corso Buenos Aires viene utilizzato per andare in stazione, qui siete stati deviati. Oltretutto ci sono 4 attraversamenti sui quali bisogna fare molta attenzione perché le macchine parcheggiate ai bordi delle strade rendono il ciclista quasi invisibile. Quindi cosa dire, questo è il caso più eclatante. Siamo venuti qui perché Corso Buenos Aires sarebbe il nodo centrale della ciclabilità milanese e questo è uno dei tanti segmenti di piste ciclabili di Milano che non servono a niente. Incompleti, poco utilizzati, delle cattedrali vere e proprie nel deserto. Quindi cosa dire? All'amministrazione e al comune. Cerchiamo di collegare queste arterie per realizzare una città che sia a misura di bicicletta. Io non voglio convincere nessuno a prendere la bicicletta, però secondo me qualcuno l'ho convinto e ci scambiamo il mezzo.